Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito dal titolo, siamo tornati qui con Magic perché mi è arrivato questo pacco da Wizard e andiamo ad aprire e unboxare insieme a voi. Vediamo se riesco. Tanto doppia chiusura. Sto spaccando tutto. Ok, sì. Vedo un bel po' di roba. Dunque, vediamo un po' cosa mi hanno mandato. Ciao Andrea, un pensiero per festeggiare 25 anni di Magic. Un abbraccio da Alessandra. Ok, grazie Ale. Poi abbiamo il volantino della nuova espansione di Dominaria, che con le date che ricorda che è stato il draft il 28-29, il 30 aprile è partita la Magic League e il 6 maggio c'è lo Standard Showdown, e qui un po' di storia. Dopo la battaglia con Nicol Bolas, i guardiani sono scappati verso il punto sicuro di Dominaria, ad eccezione per Jace che è rimasto intrappolato a Ixalan. La sconfitta e la fuga ha distrutto il morale del team, che si è diviso dopo un litigio. Nel frattempo Joyra ha deciso di restaurare, di rinsavire il mitico Waterlight Ship, che immagino sia la nave, per combattere la Cabala, guidata dal demone Belzenlok. Ha reclutato nuovi membri per la sua crew, tra cui Raff e Shanna, e i suoi comandanti il Gerard Kapashin e il capitano Sisai, i leggendari eroi di Dominaria. L'allora la sto seguendo molto da quando ho iniziato a fare questa serie di unboxing dall'era della rovina, e prima o poi mi recupererò anche quelle passate. Dunque, vediamo insieme cosa mi hanno mandato. Un box, poi un pacchetto con il pre-release, il pre-release pack, e il mazzo Planeswalker di Chandra. Quindi direi di buttare tutte le bustine da una parte e di andarle ad aprire insieme e vedere il mazzo di Chandra e gli altri dettagli. Quindi qua andiamo a aprire il box, è sempre fantastico aprire un box pieno di buste. Ok, come al solito ne tolgo 6 da dare ai miei amici. Ok, via. Qui abbiamo tutte le bustine che mettiamo qui ad accumulare da parte. Poi abbiamo il pre-release pack, dove troviamo altre bustine che mettiamo già qui a lato, più un supporto divisorio, un regolamento, ma soprattutto le cose più interessanti: il dado, di cui ormai faccio la collezione con il simbolo di Dominaria al posto del 20, che metto già da parte. Qua conserviamo perché le scatoline sono sempre utili quando bisogna poi mettere via le carte. E le carte pre-release che andiamo subito ad aprire, che sono quelle che trovate solo all'interno del pre-release pack e su cui è stampata la data appunto del pre-release. Sono due questa volta, mi sembra che l'altra volta fosse solo una. Dunque, abbiamo trovato Yargle, ingordo di Uborg, costa 5 e un 9-3. Cioè, sti cazzi, non fa niente, però costa 5 ed è un 9-3, non male. Qua vedete la data 21-22 aprile 2018, e poi dietro l'allosauro territoriale. Costa 4, un 5-5 con potenziamento, puoi pagare 3 mentre lanci questa magia. Quando entra in campo di battaglia è stato potenziato, lotta con un'altra creatura. Ok, molto figo, ma prima di andare a sbustare passiamo subito al mazzo di Chandra. Mazzi che vengono tipo sempre chiusi con la colla, quindi... Ah no, forse si poteva aprire senza distruggere questo giro. Dunque, vediamo subito Chandra, il piromane ardita, il nuovo Planeswalker. Dovrebbe esserci anche la versione vecchia di Chandra in questa edizione. Costa 6 con 5 segnalini, aggiungi un segnalino, aggiungi 2 e infligge 2 danni. Quindi ottimo perché dà del mana. Togli 3, infligge 3 danni a una creatura, un Planeswalker bersaglio. Togli 7, infligge 10 danni a un giocatore bersaglio e tutte le creature e i Planeswalker che controlla. Poi andiamo ad aprire. Qua troviamo come sempre due bustine nei mazzi. La guida per i neofiti, appunto, che non hanno mai giocato a Magic, e poi il mazzo che studieremo poi dopo, ma visto che abbiamo una valangata di bustine da aprire, come sempre andremo a vedere le rare in maniera molto veloce. Qua aprire i mazzi ogni volta è un'impresa. Ok, ho trovato il punto d'inizio.
Ok. Dunque, sfuriata di Chandra, costa 5, infligge 4 danni al giocatore e un Place Walker bersaglio. Passi la serie nel tuo Grimorio e ti vai a prendere il Place Walker. Ce ne sono due. Oh, un elfo oro, è ottimo per il mio mazzo elfo, mi sa. Ogni volta un elfo entra nel campo di battaglia sotto tuo controllo, gli metti un segnino più uno più uno. Tappi e aggiungi una foresta pari al numero di forza. Questo è veramente figa. Oh, il loto dorato, i loti sono sempre bellissimi. Costa 5, tappi e aggiungi 3 mana. Gli elfi di Llanowar sempre presenti. Ci sono un sacco di elfi qua, qua quasi quasi li userò e li metterò nel mio mazzo elfo. Poi abbiamo la druida di Crosa, Segugi, guerriero elementare, bestie, elementari base, guerriero scimpanzé, grande re solitario, costa 6 un 5-5 con potenziamento. Potenziamento è una delle magie, una delle abilità nuove, mi sa, non mi ricordo se c'era anche nelle vecchie versioni. Poi abbiamo terra, fuoco di Shiv, costa 1, infligge 2 danni, dono della crescita, questi sono ancora comuni, e poi le terre doppie che fanno sempre comodo, e il riferimento rapido. Comunque tanta roba sto mazzo, soprattutto perché c'è il loto dorato che può essere utile in parecchi mazzi. Poi adesso è iniziato il momento delle bustine. L'obiettivo di questo unboxing sarà trovare ovviamente i Planeswalker, ma principalmente Karn, che è il Planeswalker che avevo puntato quando ho visto le varie uscite appunto di questa espansione. Quindi buttiamo via le cartacce, legame spezzato. Subito! Trovato subito! Prima bustina, signori, ho trovato Planeswalker. Tanta roba. Jaya Ballard. Ah, che questa che era tipo la versione vecchia di Chandra, che non so bene, cioè è vestita praticamente semi uguale, anche gli occhiali come potete vedere, però stra contento, signori. Prima bustina Planeswalker, cool esagerato come al solito, costa 5, entra con 5 segnalini, gli dai un segnalino, aggiungi 3 e puoi usare questo mana per lanciare magia istantaneo, aggiungi 1, scarti 3 carte e poi ne peschi altrettante, togli 8 e ottieni un emblema, puoi lanciare carte istantanee secondo l'idea del tuo cimitero, se una carta lanciata in questo modo sapresti messa nel cimitero, esiliala. Molto bene. Poi andiamo a vedere nel dettaglio, tra l'altro ho trovato anche combattere col fuoco dove c'è sempre Jaya. È un soldato tritone, non male. Tra l'altro vi voglio vedere la grafica nuova delle carte. Botta di culo incredibile la prima bustina. Fosse stato Karn, me ne avrei concluso qui l'unboxing e me ne sarei andato. Poi andiamo avanti così subito. Carta oro, la prima eruzione, costa 3. Mentre questa saga, sono le carte saga, l'incantesimo saga, mentre questa saga entra e dopo la tua sottofase di acquisizione aggiungi un segnalino, sapere, sacrifica dopo 3. Ok, quindi entra, leggiamo un segnalino, infligge un danno a ogni creatura senza volare. Al secondo giro ne aggiungi 2, al terzo sacrifica una montagna, infligge 3 danni a ogni creatura. Molto figa. E poi volevo vedere questa qua che è doppia, creatura leggendaria 0-0, prende più 1 più 1 per ogni creatura del controllo e non può essere bersaglio di magie o abilità contro altri tuoi avversari. Un muro che fa sempre bene, fungus, bellissima questa grafica, e un po' di roba. Comuni che poi andremo a studiarci. Poi proseguiamo con questa serie di unboxing. Prospettore di Shirik, questo è un goblin che ho visto sta andando molto, perché è comunque un 1-1 che costa 1, che sacrifichi e aggiungi una montagna. Carta foil, ma è solo una terra. Andiamo avanti. Evria, testimone di Alcione, costa 6, è un 4-4 con legame vitale, paghi 4, scambi i tuoi punti vita con la forza di Evria, testimone di Alcione. Questo sicuramente sarà usata in qualche combo. Poi delle terre, folgore, tra l'altro gli artefatti sembrano essere molto fighi. Un altro fungus, i fungus di questa edizione, la grafica sono ottimi. Poi mettiamo da parte e andiamo avanti. Almeno un altro Planeswalker, ragazzi. Magari anche un Planeswalker foil, non sarebbe male. Mox Dambra, sì! Questa era un'altra carta che volevo. Costa 0, tappi e aggiungi un mana di qualsiasi colore tra quelli del Planeswalker e delle creature leggendarie che controlli. Molto bene. Sono abbastanza contento. 4 bustine e... Cazzo, a me la grafica nuova trae sempre in inganno. Valduk, custode della fiamma, costa 3, entra 2, inizio combattimento,
Per ogni equipaggiamento segnato a Valduk, crea una pedina creatura 3-1 rossa. Controlla l'abilità. Questa è fortissima. Con un mazzo aura, tanta, tanta roba. Prima eruzione, doppia. Quarta bustina, e ho già trovato il primo doppione. Poi abbiamo le solite cose. Fungus, l'ho detto che sono incredibili. Fungus a livello grafico. Gli elfi. Esploratore di Llanowar, sì, questa è vecchia. No, aspetta, forse no. Costa 2-1-3, puoi mettere in campo di battaglia una cattedra della tua mano. Non me la ricordo. Però tutti questi elfi me li devo studiare bene, perché ho fatto un mazzo commander elfo e alcuni sono parecchio interessanti. Poi andiamo avanti. Vediamo se c'è qualche foil. Sì, però è una foil comune. Con Ballot Trangugiatore. Costa 4, 4, 4 con potenziamento. Se è stato potenziato, entra con altri 3 segnalini più 1 più 1. Peccato che il potenziamento costi 4. Andiamo a vedere la rara. Qua è l'isola. L'allosauro. L'allosauro che era quella che abbiamo trovato nella edizione pre-release. Va bene, l'abbiamo già vista. Qua abbiamo la foil. Tritoni, maghi e cose. Andiamo avanti. Olè. Non vedo foil, però attenzione, perché la grafica Zaid, genio della lampada. Costa 6, un 5-6. Creatura leggendaria genio. Posso pagare 4 e tappare un artefatto strappato dai controlli per molti cavalieri. Infatti l'idea di farmi un mazzettino cavaliere non è male. Io sono quello per i mazzi, mazzi mono creature, tipo solo vampiri, solo elfi. Quindi andiamo avanti. Non vedo foil. Cavaliere umano, come dicevo prima. Baid, reggente di Argivia. Costa 4, 1, 2, 4. Creatura leggendaria con cautela. Le creature non possono attaccare te. Un planeswalker di controllo, a meno che il loro controllo non paghi uno per ognuna di quelle creature. Non male per essere una non comune. Poi la oro, di nuovo questa edizione, un incantesimo saga, la riparazione di Dominaria. Costa 5, quando uno o due segnalini metti nel tuo cimitero le prime due carte del tuo grimorio, poi per riprendere in mano una carta creatura del tuo cimitero. Non male. Rimetto in campo di battaglia tutte le carte terra del tuo cimitero, poi rimesco al tuo cimitero nel grimorio. Questo in un mazzo Landfall, Albi, mio amico che si è fatto un mazzo Commander Elf, Landfall, potrebbe esserti decisamente utile. Inviate il Llanowar, costa 3, 1, 3, 2, con tappi 2, aggiungi un mana di qualsiasi colore. Io che ho il mono verde non so quanto mi possa essere utile. Tra l'altro, gli incantesimi saga sono anche non comuni. Questo costa 2, fino al prossimo turno le creature dei controlli hanno tappi e aggiungi qualsiasi mana di colore, di un qualsiasi colore. Molto figa questa. Questa è molto figa, e ha 3 segnalini, cioè ha 3 segnalini sapere. Metti un segnino più uno sono i creatori del controllo. Quelle creature hanno cautela, travolge indistruttibile fino alla fine del turno. Ma a momenti più forte della riparazione di Dominaria. Fortissima. Poi andiamo avanti, che le bustine qua sono tante. Spero che non sia carne in una di quelle che ho messo da parte per i miei amici, se no li picchio. Ok. Abbiamo un arciere elfo, però non mi interessa perché è una montagna foresta, io ho solo monoverdi. Però andiamocela a leggere. Costa 3, 1, 3, 3, contravolgere. Quando ti avanti una magia, se quella magia è stata potenziata, gli metti un segnino più 1, più 1 su lui. E infligge a ogni avversario un danno per il numero di segnalini su di esso. Ok. Goblin, sì, perché volevo anche farmi un mazzo Goblin. Cado nella squadra di Asseldio, un mazzo Commander Goblin, mazzo Commander Goblin Sparo, mo vedrò. Questo costa 5, 2, 2, quando entri nel campo di battaglia crei 3 Goblin 1-1 rossi. Tappi 2, lo sacrifichi un Goblin, infligge 2 danni a un qualsiasi bersaglio. Con pronti fuoco, bellissima, molto figa. Dovrebbero esserci alcuni Goblin carini, qualcos'altro dovrei avere delle vecchie edizioni e altra roba dovrei recuperarla. Inviate di Llanowar. Allora, vediamo prima questa. Il Tempo dei Ghiacci, incantesimo saga. Grafica, l'avvicino perché è qualcosa di fighissimo, veramente figa. Costa 4, tappi una creatura avversario con la creatura avversario, non sta per un altro stab del suo controllore fin quando controllo questa carta. Fai tornare tutte le creature tappate in mano ai rispettivi proprietari. Ma è fortissima! Cavaliere vampiro, magari può essere interessante per il mio mazzo vampiro. Costa 5, 3-3 con tocco letale, legame vitale, tutte le creature leggendarie che controlli pigliano più 2 più 2. Ok. Ah, e la rara è una terra doppia, entra tappata, a meno che non controlli una montagna e una pianura, e aggiungi una foresta o una pianura. Peccato che non ho nessun mazzo con cui gioco che ha montagna o pianura. Poi
andiamo avanti e andiamo a vedere subito. Sì, allora, partiamo da qua, anche se l'ho già vista. Costa 3, 2, 2, le magie goblin che lanci costano 1 in meno per essere lanciati. Goblin che controlli hanno rapidità. Questa va nel mazzo goblin subito. Questa costa 4, 1, 2, tappi, sacrifichi 2 creature e metti in campo di battaglia una carta creatura bersaglio del tuo cimitero. Forti, ma le non comuni sono veramente forti, sono quasi più forti delle rare. X e due foreste, poi lanciare una stregoneria leggendaria solo se controlli un planeswalker o una creatura leggendaria. Guardi, le prime X carte del tuo grimorio, puoi mettere nel campo di battaglia un qualsiasi numero di carte previamente leggendarie in costo di mana pari o inferiore a X scelte tra essa. Sì, e metti le altre nel tuo cimitero. Sì, carina, è tipo Genesis, come Genesis Wave, però ha il problema che ci devi mettere, deve essere leggendaria, devi avere una creatura, un planeswalker leggendario, mi sembra che ti costi anche una foresta in più. Però fa comunque comodo, in modo da se ne possono avere due se giocate un mazzo commander e volete tirare dentro bestioni. Poi, andiamo avanti, non vedo... No, va bene, Tritone insidiosa... guerriero scimpanze, quello abbiamo visto prima, e un altro giuramento druidico di Kamal. Due, trovate così, una bustina una dopo l'altra. Karn ancora non si presenta, ancora non si palesa. Andiamo a vedere. Dai, una foil, no. Trolli. Ron, discepolo di Jix, artefice umano, costa 3-2-2. Quando entra nel campo di battaglia, presenta una carta storica. Bersaglio del tuo cimitero, artefatti, carte leggendarie, sai che sono carte storiche. Ah, ok. E puoi lanciare le carte non te resiliate con Ron. Ottimo. Un'altra giaia. È la prima volta che trovo così tanti doppioni. Vabbè, comunque è un altro planeswalker, fa sempre piacere. Karn, dove sei? Ti prego, palesati. Fatti vedere. Dato una discepola di Serra. Vediamo, non vedo foil. Andiamo subito alle non comuni. Rivalsa dello stregone costa 3, questa magia costa 1 in meno per ogni mago che controllo. È un counter, un'utilizzo della magia bersaglio. Jarlin, Gordo di Urborg, è quella che abbiamo trovato nel pre-release. È esplosione devastante di Urza, costa 5, esilia tutti i permanenti non terra che non sono leggendari. Ottima. Questa è una ratta che devasta tutto tranne i leggendari. Ne ho parecchi in diversi mazzi, non lo so, può essere utile. Non vedo foil, quindi andiamo subito alle non comuni. Druida del Regno Elfico, costa 2 e 0-2, che tappi aggiungi 1, tappi aggiungi 2, puoi spendere questo mana per lanciare solo magie potenziate. Non ne ho tantissime. Rinascita dell'Antico. Ah, ragazzi, guardate quante fighe. Cioè, le disegni delle incantesimi saga sono bellissimi. Costa 5, con un segnalino sapere, ogni avversario sacrifica una creatura o un planeswalker. Con due segnalini ogni avversario scarta una carta, con tre segnalini metti in campo di battaglia sotto controllo una carta, creatura o planeswalker bersaglio da un cimitero. Non male, peccato che costa parecchio. Daita Capashen, l'esemplare, costa 3, 1, 2, 2, con attacco improvviso, cautela, legame vitale e le magie aura di equipaggiamento che lanci costano 1 in meno per essere lanciate. E poi un cimitero silvestre che va sempre comodo, una dual, una terra che entra tappata a meno che non controlli una palude o una foresta, e poi aggiunge o una palude o una foresta. Andiamo avanti, qui sta accumulando la roba. Una foil, attenzione, attenzione. Allora, vediamo prima la foil. Druido di Crosa, vabbè. Montagna, e qua me la sono già brasata, ed è Evria Testimone di Alcione. Un'altra doppia, un'altra Evria, l'abbiamo vista prima. Parecchie doppie, la prima volta che trovo così tante doppie. Poi vediamo le non comuni. Scudo del Regno costa 2, un equipaggiamento che equipaggi con 1. Se una fonte sta per infliggere danno alla creatura equipaggiata, previeni 2 di quei danni. Distrutturatrice Diligente costa 2, 1-3. Ogni volta lancia magia storica, un giocatore mette nel suo cimitero le prime due carte del suo grimorio. Sì, devi farti un mazzo ovviamente con le storiche. E Vuoto di Zarfir, quando entri nel campo di battaglia, profetizzi 1 e aggiungi 1. Non male, in un mazzo in colore è carina. Anche perché non entra neanche tappata, quindi ti dà un profetizza gratis. Attenzione, una foil. Devi scerare. Speravo in un bel planeswalker foil. Tomo di Urza, costa 2, tappi 3, lui peschi una carta. Puoi scarti una carta a meno che non esili una carta storica dal cimitero. Questa l'abbiamo appena vista, Allar l'abbiamo visto. Campione foglia d'acciaio, costa 3, 5-4, non può essere bloccato da creature con forza pari o inferiore a 2. Cavaliere elfico, non male, comunque un 5-4 che ti costa 3. Mi sembra che ci sia, c'era anche in qualche altra versione, in qualche altra espansione vecchia. Poi, andiamo avanti. Attenzione, una foil, ma è
paladino di Kabbala. Attenzione, attenzione perché... Pensavo fosse Karn, perché ho visto in colore. Vabbè, la vediamo dopo. Elementare spinato costa 7, un 7-7, e puoi far segnare il suo danno come se non fosse bloccato. Ma cosa sente? Un 7-7 è imbloccabile. Tra l'altro questo disegno sembra uscito da Alien. Un altro incantesimo saga costa 4, e con uno o due segnalini infligge 2 danni a un avversario tuo guadagnando 2 punti vita, e con 3 crea una pedina orrore XX dove X è pari a mettere 2 punti vita arrotondati per eccesso, ma ti infligge X danni. Un altro Jargen Ingordo. Portale temporale di Tran costa 4, tappi 4 e lui, puoi mettere sul campo di battaglia una carta permanente storica della tua mano. Niente di particolarmente fantasmagorico, c'era di meglio, tipo Karn. Cosa è stato Karn? Il Planeswalker sarei stato più felice. Andiamo avanti. Non vedo foil, quindi andiamo subito. Schizzit abbiamo visto prima. Cavaliera della Grazia costa 2 in 2-2 con attacco improvviso, antimalocchio dal nero, e prende più 1 più 0 fin quando un giocatore controlla un permanente nero. Marwind la Nutrice costa 3 in 1-1 ogni volta un elfo. Sì, un'altra. E la prima. Tantissime doppie questo giro. Veramente tante, tante doppie. È la prima volta che mi capitano così tanti doppioni in un box. Poi Angelo di Serra, il pugno infuocato esperto l'abbiamo visto. Piede moccio il clandestino, un fungus, costa 3, 1, 2, 3. Ogni volta un saprolinge contro lui muore, infligge un danno, un avversario e tu guadagni un punto vita. Con 4 crea una pedina saprolingio. Prima eruzione, è la terza prima eruzione che ho trovato. La seconda non so dove è finita, ma è la terza prima eruzione. Ripeto, tantissime doppie. Mai viste così tante doppie, so, l'ho già detto. Ok. Sfera smorzante costa 2. Se una terra viene tappata per attingere 2 o più mana, produce incolore. Questa è buona nei mazzi Commander, dato che hanno tutti le terre doppie praticamente. Ogni magia lanciata a un giocatore costa 1 in più per essere lanciata per ogni altra magia che un giocatore ha lanciato in questo turno. Sì, non è male. Guarda il corpo intrepida, costa 1 in 2-1, entra nel campo di battaglia e sceglie un'altra creatura che controlli. Sacrifico la guardia e quella creatura ha indistruttibile. Balduk, custode della fiamma. Congettura sui mirari, costa 5, con un segnalino sapere riprendi in mano una carta istantanea dal cimitero. Con 2 riprendi in mano una carta secondaria dal cimitero, con 3 ogni volta che c'è una magia istantanea la copi. Sì, non male. Ragazzi, se non mi esce Karn, penso che piangerò. Andiamo avanti. L'esploratore di Lanowar sempre qui presente. Non vedo foil. Però abbiamo un prostrare, costa 2, distrugge una creatura. Ottimo. Non leggendaria. Un'altra sfera smorzante. Orco Vandalo. Costa 2, un 1-1 che tappi, lo sacrifichi e infligge 2 danni a un bersaglio. Belzeloc, signore dei demoni, questo era quello che abbiamo letto nella lore di Dominaria. Costa 6, un 6-6 con volare e travolgere. Quando entri nel campo di battaglia, esili carte dalla cima del tuo grimorio finché non esili una carta non terra. Poi aggiungi quella carta alla tua mano. Se il costo di mana convertito dalla carta è pari o superiore a 4, ripeti questo procedimento e infliggi un danno per ogni carta aggiunta alla tua mano in questo modo. Non lo so, me la devo studiare un attimo, perché secondo me con questa escono combo decisamente interessanti. Però qualcosa di diverso, mi aspettavo un altro doppione. Esploratore di Lanowar, un'altra volta, non vedo foil. Non ci credo! Tre Jaya Ballard. Ma veramente? Peso della memoria, un altro Barid. Ma... Ok. Se ne trovo una quarta, mi sparo. Cioè, questo è un mazzo solo di Yaya. Boh, andiamo avanti. Sono abbastanza turbato. Questo entra in campo tappato, aggiungi 1. Spirito del Santuario, costa 4, un 3-2, con legame vitale, scarti una carta storica ed è indistruttibile. Bacchetta dello Stregone. Costa 1, equipaggi con 3, abbastanza. La creatura equipaggiata a tappi infligge un danno a un giocatore o un Planeswalker. Se questa creatura è un mago, infligge 2 danni. E Teshar, apostolo dell'antenata. Costa 4, 2-2, con volare. Ogni volta lancia magia storica, metti sul campo di battaglia una creatura avversaria con costo di mana convertito pari o inferiore a 3 del tuo cimitero. Sì, carino. Tra l'altro, recupero di anime, costa 3, riprendi fino a 2 carte creatura del tuo avversario del tuo cimitero.
andiamo avanti. Ok, non vedo foil, però c'è Karox alla spada. Ottima PD. Ok, partiamo dall'incantesimo Saga. Costa 2. Uno, scarti la tua mano. La miseria. Boh, basta, per me è finita già qui. Scartare la mano, a meno che non sia niente, è bruttissimo. Al 2 peschi 2 carte. A 3 una fonte rossa che controlli. Se infligge danni un permanente a un giocatore, infligge altrettanti danni più 2. La prima è devastante, però. Colture fungine. Costa 2. Tappi, esili una carta creatura del cimitero e crei una pedina. Sacrifichi 2 saprolingi, guadagni 2 punti vita e peschi una carta. Urgoros, il vuoto. Creatura leggendaria spettro, costa 6, un 4-3 con volare, che ogni volta infliggendo un combattimento a un giocatore, se quel giocatore scarta una carta a caso, se non può farlo tu peschi una carta. È una dual che fa sempre comodo, cascata sul Furia, stessa cosa di quella di prima, solo che è con l'isola e la montagna. Poi, andiamo avanti, non vedo foil, spero non sia un'altra Giaia. Imbarcarsi sulla Cavalcavento, che era la Windshifter Ship, quella di sempre della lore di prima. Costa 2. Guardi le prime 5 carte del tuo grimorio, riveli una carta storica e la puoi aggiungere alla mano, le altre le metti in fondo. Folgore dello stregone. Questa magia costa 2 in meno se controlli un mago e infligge 3 danni. Tetsuko Umezawa, fuggitiva. Costa 2 e un 1-3. Le creature che controlli con forza costituzione pari o inferiore a 1 non possono essere bloccate. Bombardamento alla cieca, costa 6. Quando entri nel campo di battaglia, scegli 4 permanenti in un incantesimo che non controlli e metti un segnalino mira su ciascuno di essi. All'inizio della tua sottofase finale, se 2 o più permanenti che non controlli hanno un segnalino mira, distruggi uno di quei permanenti a caso. Carina, costa però 6 per entrare. Andiamo avanti. Non ci credo! Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Ho trovato la foil, ma è un'altra prima eruzione. Ne ho 4. Dove l'ho messa l'altra? Pazzesco. Ah no, era nel mazzo, mi sa. Era nel mazzo di Chandra. Comunque, foil, fa sempre comodo. E andiamo a vedere cosa abbiamo. La Rivalsa dello Stregone, costa 3. Quella di prima l'abbiamo vista. L'elementare l'abbiamo visto. E l'Ira Dawnbringer costa 5, un 5-5 con volare, attacco improvviso e legame vitale. Gli altri angeli controlli prendono più uno più uno e hanno legame vitale. Questo è un mazzo angelo e una bomba. Mettiamo avanti. Tra l'altro, quanto è figa quest'isola. Quanto è figa. Farò un mazzo blu solo per poter giocare quest'isola. Le bustine stanno quasi finendo e carne non si vede. In compenso, ma cos'è sta roba? Volo arcano, creatura incantata piglia più uno più uno e a volare. Però l'immagine, ragazzi, un gattino con le ali. Attenzione, un'altra foil. Regolamento di conti, esili una creatura bersaglio e metti due segnalini di fedeltà su un planeswalker. Adesso andiamo avanti. Folgore l'abbiamo visto, il monumento l'abbiamo visto. Garna della sangue di fiamma, costa 5, 3, 3, con lampo. Quando nel campo di battaglia riprendi in mano tutte le carte creature che sono state messe nel tuo cimitero di questa zona in questo turno e le altre creature hanno rapidità. Carina. Forza della vegetazione, costa 8, un 7-7, inizio il tuo mantenimento, crea una pedina saprolingio. Troppo. E in un mazzo saprolingio magari si riesce a buttare giù prima, però 8 è veramente tanto, e poi l'effetto non è niente di fantasmagori. Ok, no, pensavo fosse Giaia di nuovo e stavo per spararmi. Oh, lo Juggernaut è ancora vivo? Costa 4, 5-3, attacca in ogni turno se può farlo e sfonda giù i muri. Questo è un classicone. Sigillo sovrintendente, la creatura incantata anti-malocchio se la creatura incantata lascia il campo di battaglia, se la storico peschi due carte. Balduk un'altra volta. Riparazione di dominare l'abbiamo vista prima. Altro doppione. Solo doppioni. Questo video si chiamerà Solo doppioni. Ok, non vedo foil. Saggio di Latnam, costa 2, 1, 2, tappi, sacrifici un artefatto e peschi una carta, Rona l'abbiamo vista prima, e Yosu Bes, cavaliere Lich, costa 4, un 4, 5 che entra con potenziamento 6, e a minacciare. Se è stato potenziato crei 8 pedine zombie 2-2 nere con minacciare. Non male, ma minacciare 6 è veramente pesante. Cioè, da tirare dentro con minacciare di avere uno sfacelo di mana e a paludi non so quanto si riescano a potenziare. Attenzione perché vedo... No, è una L. Vabbè, andiamo avanti e vediamo.
Manipolatore glaciale. Tappa un artefatto o una creatura. Tappa un artefatto, una creatura o una terra bersaglio. Vai, Hydra, abbiamo visto. Elmo della moltitudine. Costa 4. All'inizio del tuo combattimento crei una pedina che è una copia della creatura equipaggiata, tranne che la pedina non è leggendaria se quella creatura è leggendaria. Questa pedina ha rapidità. Ma è fighissima! Costa 4, equipaggi con 5. Hai bisogno di 9 mana o 2 turni per tirarla dentro. Però ogni turno, ogni volta che combatti, raddoppi praticamente la creatura. Riesci ad attaccarla ad un Ulamog. Questa qui è devastante perché è una copia precisa e comprese le abilità. Non vedo foil, però attenzione. No, è un AT. Ma porca miseria, dove sei, mio caro Karn? Yugarnet l'abbiamo visto. Sbarramento Goblin, costa 4. Sacrifichi un artefatto o un goblin con potenziamento, infligge 4 danni a una creatura. Se questa gran magia è stata potenziata, infligge 4 danni anche al giocatore o un planeswalker. Trionfo di Gerard. Ciao Gerard. Costa 2. Con 1 o 2 segnalini sapere, metti un +1/+1 su una creatura avversaria con la forza maggiore tra quelle che controlli. Con 3, la creatura con forza maggiore a volare, attacco improvviso e le cambia in vitale fino alla fine del turno. Traxos, flagello di Krog, è mastodontico. Costa 4, un 7-7 contravolgere. Entra nel campo di battaglia e... Allora, entra nel campo di battaglia tappato e non stappa. Ogni volta lancia una magia storica, lo stappi. Sì, carino. Però anche qui devi farti un mazzo praticamente solo di carte storiche. Poi, andiamo avanti. Sono le ultime 4 bustine. No, 5 bustine e carne non si vede. Non si vede neanche una carta foil. Canto di Fralise, l'abbiamo visto prima, è interessante. Questo malattamente la metterò nel mazzo elfo. Monumento della guerra, è la solita carta terra che entra tappata e fa l'effetto. Fantasma indugiante, costa 6, 5-4. Ogni volta che lancia magia storica puoi pagare palude se lo fai riprendi in mano il fantasma del tuo cimitero. E Togard, incarnazione della carestia. Gli avatar sono sempre fighi. Costa 8, costano anche sempre tantissimo, ed è un 7-6. Come costo addizionale per lanciare questa magia puoi sacrificare un qualsiasi numero di creature. Questa magia costa 2 meno per essere lanciata per ogni creatura sacrificata in questo modo. Però se riesci a sacrificare 3 pedine ti costa solo 2. Quando entri nel campo di battaglia scegli fino a un giocatore bersaglio. I suoi punti diventano metà e i suoi punti vita iniziali arrotondati per difetto. Ok, questa è forte. E tra l'altro dietro si vede una palude che anche qua ha un disegno veramente figo. Quasi quasi mi sostituisco tutte le terre con queste qua di Dominaria perché sono veramente... belle, sono curate, infatti anche l'isola, mo non so più dove è finita, ma poi quando farò la divisione tra i colori e le terre. Non vedo foil, la rara è nera, Angelo di Sera sempre presente, Saggio di Latnam l'abbiamo visto, questa l'abbiamo vista, ah così mi sono bruciato la nera, la rara, Maestria di Lick, costa 5, antimalocchio, non puoi perdere la partita, ogni volta che guadagni punti vita peschi altrettante carte, ok fino a qua solo roba positiva, ogni volta perdi vita per ogni punto vita perso esilio permanente che controlli o una carta dalla tua mano o dal tuo cimitero, quando lasci il campo di battaglia perdi la partita. Questa è molto molto carina e molto figa perché se riesci a tenerla in gioco è una bomba, se riesci a guadagnare punti vita è una bomba, ma se ti fanno perdere punti vita o se te la riescono a distruggere sei praticamente rovinato. Però a me le carte così piacciono, se riesci a giocartela magari anche se sei messo abbastanza nella cacca con pochissimi punti vita riesci a tirarla dentro, magari riesci a tamponeggiare le cose. Allora, non vedo oro, però non mi sembra il mio amico Karn. Abbiamo Sigillare, costa 2, a lampo, quando entra in campo di battaglia esili una creatura tappata controllata da un avversario, però quando lo Sigillare va via torna. Arbar del Maledetto, questa l'abbiamo vista prima. Ok, la rara è un veicolo, non è che mi facciano impazzire i veicoli, però leggiamocela lo stesso. Costa 4, 4-5 con volare, ogni volta infliggendo un combattimento a un giocatore guarda le prime 5 carte del tuo grimorio, per rivelare una carta storica, 3 esse aggiunge la tua mano, metti le carte in ordine casuale al fondo. Sì, niente di fantastico, nel compenso abbiamo l'emblema di Teferi, che anche lui non si è palesato, sono rimaste 2 bustine. E andiamo a vedere se riusciamo a fare il colpaccio finale. Non ho visto la K di Karn, quindi sto già per piangere. Nelle grinfie di Bolas, costa 6, un incanta permanente, il permanente incantato è leggendario. Ok, anche questa sicuramente sarà per qualche combo, perché così non serve a niente. Spirale della natura, classicissimo, riprendiamo un permanente. Piede moccio l'abbiamo visto, e
Auto replicante di Mishra. Costa 5, 2, 2. Ogni volta angel magia storica puoi pagare 1. Se lo fai, crei una pedina che è una copia dell'auto replicante di Mishra. Sì, niente di fantastico. Infine, ultima bustina. Speriamo di trovare qualcosa di carino, qualche bomba atomica. Un'altra Jaya. Non c'è la foil, ho già visto che è una blu, quindi non è il mio caro amico Carne. E sussurro liturgista sanguigna. Ah no, me la son bruciata così. Vabbè, leggiamola, che ero convinto di averle messe in più. Costa 4, puoi guardare la prima carta del tuo grimorio, puoi farlo in qualsiasi momento. Ah, figo. Puoi lanciare la prima carta del tuo grimorio su una carta istantanea o stregoneria. Tappi 3 ed esili la prima carta del tuo grimorio. Sì, carina. Dominaria molto figa come espansione, ci sono alcune carte che sono una bomba, però io direi che possiamo passare alla visualizzazione con la telecamera e mettiamo un attimo da parte la GoPro. Qua vi faccio vedere un po' di buste che ho accumulato. Tra l'altro le bustine che ho messo da parte per gli altri non so dove sono finite, ma se c'è Carne tanto li picchierò e me ne approprierò. Alcune carte sono molto molto fighe, tre Jaya però m'hanno scombussolato parecchie doppie in questo box, non mi era mai capitato di trovarne così tante. Ok, è vero che ho mischiato anche le due bustine del mazzo e quelle del pre-release pack, però dato che erano praticamente tutte di fila, credo fossero effettivamente tutte nel box, non lo so. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commentino qui sotto. Fatemi sapere se vi è piaciuta Dominaria, alcune carte sono veramente fighe, gli incantesimi saga a livello di impostazione grafica le trovo veramente una bomba, alcuni sono veramente tanto forti, ma anche gli incantesimi saga non comuni non sono male. C'era l'altro verde, quello di Frail Eyes, che metterò sicuramente nel mazzo elfo. Quindi ragazzi, anche per oggi con questo unboxing di Magic è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!